propaggini del Monte Tremalto, in un'altezza a metà strada tra la Val d'Ampola e Monte Tremalto. Come vedete, qui vi era un caposaldo italiano, conservato ancora ottimamente. Come vedete, questo caposaldo, che era compreso da baraccamenti, piccole riservette e delle piccole postazioni d'artiglieria, era a strapiombo sulla Val d'Ampola, che resta qua sotto, era dirimpettaia della postazione Casa Zecchini, restava dietro alla Rocca Pagana e al Monte Stigolo, il Monte Vies, ed era praticamente in mezzo, era a mezza costa. Aveva due peculiarità. Primo, come vedete adesso, per le cose dell'artiglieria, posizionamento dell'artiglieria che guardava verso Corna Pichea, cima dell'Oro, aveva una strada militare sotto che passava e portava all'Ampola, dove oggi c'è il rifugio, e sulla strada che saliva a Tremalto. Questa qua, in questa mezza via, come vedete, ricca di appostamenti, viene scavata sto mulattiera militare, come vedete, conservata ancora ottimamente, coperta dal nemico, dove c'era la postazione d'artiglieria sopra e in fondo a dove arriveremo adesso. Tutta coperta, come vedete qua, erano sui sciacchi, ed era mimetizzata allo sguardo nemico. Restava in mezzo alla valle, come vedete le montagne che potete vedere intorno, la Val d'Ampola, il Monte Stigolo e la parte dietro di Storo che scendeva verso la Valchiese, la valle di Lenzuno, con Corna Pichea, Cima dell'Oro e le varie vie, e scendeva verso il lago di Garda. Questa postazione di media altezza era bellissima perché era una propaggine che partiva dal forte, dal passo, dove c'era giù il piccolo fortino con i mitragliatori alle varie parti del passo, fino ad arrivare a dove siamo noi adesso. Come vedete, proseguendo sempre lungo questa bellissima mulattiera, sono ancora muri a secco, andiamo avanti e arriveremo giù alla propaggine più bassa. Adesso vi faccio vedere un pezzo panoramico, qua le riservette, andiamo avanti, e qua avremo una bellissima visuale sulla Val d'Ampola, Casa Zecchini, come vedete. Ok, e qua sopra c'è la postazione dell'artiglieria. Ora andiamo avanti col secondo filmato. Secondo video, sempre nella stessa zona, come vedete, qua partiamo con un piccolo ricovero. Qua erano delle baraccamenti, come era tagliato, vedete il monte, adesso purtroppo c'è la pianta, e qua si scende verso la zona delle artiglierie. Come vedete, adesso scendiamo. Vedete, qua dove era una piccola polveriera, e qua si va avanti verso qua dove c'era l'appostamento di artiglieria che puntava verso Cima dell'Oro. Qua è finito il nostro piccolo baluardo difensivo che si snodava. Adesso saliamo e vi faccio vedere dove mirava. Vedi? Qua c'è solo la bocca del cannone. La direttrice era verso Cima dell'Oro e la zona custodita dalla prima linea italiana che andava da Corna Pichea e scendeva verso il lago di Garda. Qua sotto si intravede gli abitati di Tiarno e il lago dell'Ampola, che purtroppo adesso è coperto dalla vegetazione. Questo qua, come detto, era tutto unito al passo dell'Ampola, che restava qua sotto, e al passo Tremalzo, ed era in contatto diretto ottico con la postazione Casa Zecchini, che restava davanti a noi. A mezza costa, come vedete, paesaggio stupendo sulla Val d'Ampola, su tutte le montagne circostanti. Qua c'era l'appostamento per i mortai d'artiglieria più grande che avevano. Questa era la sua strada che serviva per portarlo, e questa strada invece portava giù verso Val dell'Ampola. Siamo più o meno all'incirca a 1300 metri di altezza, e adesso cominceremo a risalire verso Tremalzo. C'è un bel po' di neve però ancora, che dicevamo prima, grande mortaio. Da qui scendeva, come vedete, la mulattiera ancora ottimamente conservata, che scendeva verso l'Ampola. Qua c'erano i baraccamenti, vedete? Zona di baraccamenti. E qui c'era l'altra mulattiera che saliva praticamente alle postazioni dei cannoni che abbiamo visto prima, da mezza costa. Vedete? Come saliva bene. Partendo dalla nostra strada camionabile, che è bellissima, troviamo la vecchia mulattiera sopra con tutto il suo muro di sostegno. Questa era la mulattiera che portava sui cannoni. Noi andiamo avanti, adesso vedete com'è ancora conservata benissimo questa camionabile, come bella sbalza sulla valle, e che tranquillità e pace che ha tuttora. Saliamo, via. Risalendo, arrivo subito, risalendo,
sempre alla strada del nostro piccolo caposaldo, troviamo questa fantastica rotta ricovero. Come vedete, ormai dimenticata l'addio, ma non è l'unica di questa nostra strada. Risalendo pian pianino, salendo, come vedete, il paesaggio è sempre incantato. E qui, praticamente, in questo paesaggio, troviamo la nostra seconda chicchetta, che è questa. Come si può vedere, l'ingresso è ancora bellissimo, conservato bene. E praticamente questa entri e giri dietro dove c'è la camera di scoppio. Siamo dentro nella caverna che abbiamo fatto vedere prima dall'esterno e adesso ci spingiamo a uscire. Questa caverna non ve la faccio vedere tutta perché dovete venire voi a vedervela qua. E torniamo sulla nostra strada militare e sul nostro caposaldo e risaliamo verso la nostra chiesetta. Siamo ritornati alla nostra chiesetta e di fronte alla nostra chiesetta c'era un piccolo appostamento dove si governa, come vedete, che entrava parecchio nella montagna. Adesso purtroppo non si può più entrare, ma entrava parecchio, girava e praticamente bucava questa piccola montagnetta.